ci siamo. Ci siamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, siamo al tè del venerdì. Abbiamo iniziato un pochino in ritardo, ma c'è stato un problema di connessioni, tutte queste reti, insomma tutte queste cose tecnologiche che purtroppo io non riesco bene a spiegarle. Comunque siamo qui, ci siamo di nuovo, siamo al tè del venerdì, è un live stream Sesto TV e Piana Notizie, qui dal Dadar Tè di Sesto Fiorentino, via Gramsci 202, tanto per non fare, per non dare indicazioni più di tanto. Io intanto sono sola, no, non sono sola, sono sola perché Daniele Calieri si è allontanato un momento, mi ha lasciato qui e oggi pomeriggio non c'è neppure Daniele Papi, anzi io lo volevo salutare. Ciao Daniele, torna presto. Ti aspettiamo. E allora, intanto iniziamo. Stasera avevo pensato, oggi pomeriggio, di parlare di una cosa originale, avevo pensato, ma perché non parliamo del tempo? No, perché se qui il tempo è... Oh, guarda chi c'è, avanti, 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 sì, un po', un po'. Oh, ciao Daniele, ciao, ciao. Sai, io ho salutato Daniele Papi perché non c'è stasera, e come si fa? Non siamo abituati ad avere... Allora, intanto ecco. Facciamo due cose, vediamoci subito. Bene. Sì, facciamo le presentazioni. Siamo tornati al Dadar Tè in via Gramsci 202 a Sesto Fiorentino. Abbiamo fatto una trasferta a Calenzano, poi ne faremo altre, ma ci sono tante novità e tutto funziona? Sì, sembra di sì, funziona. Sembrava che funzionasse. Questo è il tè del venerdì, pianonotizie.it, Sesto TV, sesto.tv, una coproduzione che ormai sta cominciando a far parlare di sé, e non so se è un bene o sia un male. L'unica cosa è che anche stasera siamo. Abbiamo il pubblico, ci guardano anche il pubblico. Sì, magari. Abbiamo il pubblico e cominciamo intanto a parlare di argomenti. Ma io vi presenterei intanto, anche se scopriamo piano piano le cose, perché vogliamo fare un piano piano. Parliamo di cose leggere stasera. Sì, sì, sì. Trapianti. E scusate se può. Di calcinacci, e anche questo siamo ritornati a un argomento di estrema attualità. Calcinacci verdi. E poi parliamo di pensionati. Pensionati e politica, pensionati e nulla facenti, pensionati e lavoratori. Insomma, parliamo di pensionati e ne avremo da ridere su questi pensionati. Io che credevo di poter parlare della pioggia. No, poi l'ultimo, credo che venga anche il nostro candidato alle prossime elezioni amministrative dell'anno prossimo, Asdrubale Porcellotti, candidato per il Movimento 7 Stelle, perché accontentarsi di 5 quando allo stesso prezzo se ne possono avere 7. Giusto, però ancora non è qui con noi, può darsi è molto impegnato, arrestato per strada o che sia stato oggetto di un DSO, ovvero sia un trattamento sanitario obbligatorio. Non si sa mai con Porcellotti che sta andando dicendo negli ultimi cominciamo non solo però gli altri sono impunibili, sono impunibili. Allora si comincia a parlare di politica, ma chiaramente stasera si parla sicuramente di politica, non se ne può fare a me. Allora intanto ci presenti gli ospiti. Allora presento, da che parte presento? Presento quello che abbiamo accanto, il pensionato, sì, il pensionato Pier Natale Mengozzi, che di lavoro fa il pensionato, vero? Però, di condizione. Di condizione, però prima di fare il pensionato faccio un'altra cosa. Il pensionato. Il pensionato, il pensionato, bene, stasera parliamo di pensionati. Poi abbiamo... Ho un pensionato cronico, di lavoro fa il pensionato, è una categoria però... Una malattia seria. Poi abbiamo Simone Gonnelli. Simone, invece di malattie è un perito. Un perito. Facciamo degli scongiuri, un perito industriale. Sperando che un giorno ci cambino nome, ormai dal 1929 così ci cambino in un modo più europeo, però la mia qualifica di libero professionista è perito industriale.
Sì, perché perito in effetti è un pochino, Potrebbe essere technical engineer o building expert in modo più europeo. Sono però esperto di calcinaccio. Sì, esperto, perito industriale con specializzazione edilizia, esperto, spero, di calcinacci, 25 anni quasi di professione. Ma li chiamano periti perché fanno le cose con perizia, o perlomeno dovrebbero, e quindi per questo sono chiamati periti. Poi la nostra condizione della nostra società di oggi ci porta troppo spesso ad avere, a dare delle accezioni un po' particolari ai termini, e in questo caso, siccome siamo tutti un po' intristiti dalla condizione generale in cui ci troviamo, associamo più il perito, diciamo così, a quello che è defunto, e questo eccoci la libertà di fare gli scongiuri a tutti, perché però perito salvo trapianti, autopresenta. Io sono Massimo Fieraccini, sono il direttore del nucleo operativo di protezione civile, che è un'organizzazione di volontariato e che si occupa di logistica dei trapianti. Ma siccome oggi piove e qui volevano parlare della pioggia, piove governo ladro, che è la prima cosa che bisogna dire, perché ovviamente questo è. E allora parliamo anche, insomma, di, visto che dobbiamo parlare di politica, di come il governo poi alla fine ci succhia tutto quel po' che noi riusciamo a guadagnare, e spero che non arriveremo anche da noi come fanno in qualche parte d'Europa, che si vendono gli organi per la sopravvivenza. Ora, da noi invece vorrei assicurare tutti che è tutto molto tranquillo e molto controllato qui da noi in Italia, ma in Europa in particolare, perché non c'è mai questo tipo di necessità, nel senso che per poter fare un commercio di organi bisognerebbe mettere d'accordo in modo clandestino tutta una serie di figure. A proposito di una cosa, ma mi è rimasto, sì, manca un microfono. Ma soprattutto mi si è intrecciato il microfono con la collana. Ce l'ho fatta. Ti volevo chiedere una cosa: proprio oggi hanno arrestato a Fiumicino un israeliano accusato, anzi ricercato da tempo dall'Interpol, perché era uno dei maggiori trafficanti di organi per trapianti, e sembra che venisse dal Brasile, dove stava appunto organizzando un nuovo giro d'affari. Ma davvero esiste una situazione di questo genere, noi così drammatica? Noi siamo, diciamo, come dicevo prima, in una isola felice, in un posto tranquillo dove questo tipo di necessità o comunque questo tipo di possibilità è molto scongiurato, ma dobbiamo sapere che ci sono nel mondo dei paesi, delle nazioni dove la vendita degli organi è sostanzialmente libera, è un commercio ammesso, non tanto a livello commerciale, ma io che sono in difficoltà posso cercare di vendermi un organo, una parte di organo, per risolvere qualche mio problema finanziario. Qui ovviamente, come tutti i sistemi che ci sono e che sono un po' a rischio, è ovvio che qualche malavitoso ci si può infiltrare e può tentare di organizzare dei commerci. Questo purtroppo è una realtà che, ribadisco, non è qui da noi in Europa, perché da noi ci sono... Scusa, però ecco, ora, e poi dopo ritorniamo un attimo a parlare con te, però voglio fare entrare in ballo su questo argomento il pensionato, perché il pensionato non sembra che in vita sua ha anche un po' lavorato e ha fatto il ferroviere, ma è per sbaglio, poi dopo successivamente per 30 anni poi dopo successivamente si è occupato anche di sanità, anche dall'86, vedi, tutto torna, quindi vedi che tutto torna, Ma vi siete mai occupati all'Anci Sanità del quel problema dei trapianti, del problema della diffusione di una cultura anche diciamo della solidarietà umana? Direi di sì, e mi pareva che fosse detto in maniera anche molto, molto chiara dall'interlocutore precedente. La sanità è molto complicata, è molto difficile, ogni branca della sanità ha una ragione a sé, nel senso che sono storie contro storie. Parlava di cessioni possibili di parte del proprio corpo, arriviamo fino agli omicidi premeditati per gli organi, quindi andiamo oltre. Perché la povertà poi porta anche a questo. E ce ne siamo occupati sicuramente, di organi non solo,
di sangue, di un po' di tutto, perché poi è un sistema molto complesso, quello sanitario, per cui tutto torna, gli organi servono, ma servono a chi poi deve utilizzarli per salvare chi potrebbe davvero andarsene, torniamo al perire, chi potrebbe davvero perire, e quindi c'è un meccanismo di soggettività, di capacità. Il problema forse è un altro, e credo che voi lo sappia molto bene, è la qualità del luogo dove l'intervento si fa, l'utilizzazione dell'organo, la velocità nel trasportarlo, cioè un insieme di condizioni che in qualche modo stanno nell'organizzazione, a questo voglio tornare alla politica, nell'organizzazione vera di una capacità che ha la sanità di rispondere. Ferma! Sì, io vi lascio perché... entrare però, chi arriva? Fate entrare le belve, no, cioè fate entrare il tè, ecco, cioè... Beatrice, la nostra ospite, ma anche la mamma, anche, questo. Allora, Beatrice, vieni accanto a me, vieni che ti abbraccio un po', quella mia moglie non mi vede, senti, so che comunque in ogni modo avrai anche un'estate un po' accesa. Sì, molto movimentata, perché da lunedì, da questo lunedì ci si trasferisce la sera al Palazzetto dello Sport con l'associazione a Sesto Fiorentino. A Sesto Fiorentino, in Viale Machiavelli. Per aprire, diciamo, il Dada Beach, che è un Dada Arte decentrato, una filiale estiva con un allestimento molto particolare in stile balneare, con gli ombrelloni, le sdraio, insomma mi toccherà venire in canottiera e sì, pinne, occhiali, sì sì, certo non bellino ti... sono non vero. Vediamo, io ancora non t'ho visto, magari risulti anche interessante, no? Wow. E quindi da lunedì sera ci sarà l'inaugurazione, dalle 7:30 in poi siamo aperti, quindi insomma aspettiamo tutti. E se poi appunto riusciremo, se è possibile, se riusciremo con la tecnologia, se la tecnologia non ci è avversa, il sabato sera si può anticipare, no? Questo progetto che abbiamo, appunto Piana Notizie, Sesto TV e io, diciamo, in appoggio, ci sarà il cocktail del sabato. Cocktail del sabato o anche talk and talent show, cioè che significa chiunque può partecipare e magari dire la sua, parlare di quello che sa fare o esibirsi in qualsiasi... Insomma, non necessariamente una corrida. No, facciamo proprio la corrida, però diciamo, se no chissà che personaggi meravigliosi verrebbero. Altro che Asdrubale le porcellotti. No, infatti. Anzi, ricordiamo che le persone possono partecipare anche al TED del venerdì, anzi cerchiamo di venire a trovarci, a vedere la nostra regia, a partecipare con noi in trasmissione e interloquire anche con i personaggi che abbiamo tutti i venerdì. Allora Beatrice, così ti liberiamo, il tè di oggi è? Allora, il tè di oggi è un tè bianco cinese, biologico, a foglie grandi, che ha un retrogusto dolciastro, quindi molto delicato e ideale per il pomeriggio, perché il tè bianco comunque non ha teina, quindi va bene, insomma. Siamo già nervosi per conto nostro. Beatrice, grazie per adesso. Grazie a voi. Aspettiamo lunedì sera dalle 7:30, lunedì 10 al Palazzetto dello Sport. A Sesto Fiorentino, ecco. Allora, così ora nel frattempo il tè si riposa un attimo. Cinese. E io volevo chiedere una cosa a proposito di trapianti, se e poi dopo riprendiamo con il pensionato il discorso. Dianzi ti ho chiesto una cosa, dov'è l'ultimo posto dove sei stato? L'ultimo posto dove sono stato è relativamente vicino, perché è a Barcellona. E quelli più lontani? Beh, quelli più lontani ne ho una bella collezione, comunque direi sicuramente Honolulu è uno tra i più lontani, Melbourne sicuramente è lontano, Hong Kong, Osaka. Ecco, e perché sei andato a giro per il mondo? Sempre per questa cosa, questa nostra attività di logistica dei trapianti, perché noi... Cioè, hai partecipato a congressi e convegni? No, proprio per prendere dei materiali che biologici donati da donatore volontario, consapevole, consenziente,
che volontariamente decide di donare delle cellule che servono per la cura delle leucemie, e sono cellule particolari che sono quelle che sono chiamate progenitrici e servono per la rigenerazione del sangue per chi ha le leucemie o gli altri tumori del sangue. Siccome in questo tipo di trapianti serve una compatibilità molto molto alta, e allora il donatore lo possiamo trovare in ogni parte. Sì, di chi è che vi contatta? Noi abbiamo delle, diciamo, dei riferimenti che sono i centri trapianti di midollo osseo. La nostra organizzazione ha iniziato a lavorare con i centri trapianti di midollo osseo qui della Toscana, quindi Firenze e Pisa prevalentemente. Poi piano piano, visti i buoni risultati del servizio offerto, lavoriamo con tutti i centri trapianti d'Italia, da un paio di anni più o meno anche con i centri trapianti della Spagna, perché viste le buone referenze insomma ci hanno chiesto aiuto, perché loro non riuscivano ad organizzare un sistema, diciamo così, che quantomeno. Senti, per fare questa attività occorre un training particolare, una preparazione? Tutti i nostri volontari seguono una formazione che facciamo noi per delega dei centri trapianti, su un percorso formativo che è stato condiviso con i centri trapianti e che riguarda in parte delle conoscenze di tipo sanitario che servono ovviamente perché chi va a prendere in mano questi materiali sappia come devono essere trattati, quali sono diciamo così i rischi, quali sono le difficoltà, le criticità nel trasporto, e poi una buona parte logistica, perché chiaramente bisogna conoscere e dobbiamo sempre agire in ambienti cosiddetti ostili, quindi l'ambiente ostile è per noi anche un aeroporto, perché l'aeroporto ha una serie di competenze particolari, perché il nostro interlocutore non è sempre soltanto la compagnia aerea, è la direzione dell'aeroporto, è la struttura che è responsabile della sicurezza, e noi per ogni problema dobbiamo sapere con chi interfacciarsi, perché per esempio i nostri contenitori con dentro le cellule donate non possono passare sotto i raggi X, perché altrimenti li porteremo all'ammalato l'equivalente di un bicchiere d'acqua, detto in termini molto semplici. Questo cosa vuol dire? Che per le norme della sicurezza aerea noi siamo l'antitesi totale, perché abbiamo questa roba che non passa da GX e in più totalmente. Cioè sia l'anagrafe e tutti chiamassi. Per il riscaldamento, per il raffrescamento, per il consumo di energia elettrica, per i condizionatori, per l'illuminazione, per il recupero dell'acqua e meteoriche e via di seguito. Quindi, come ho detto anche nel primo corso fatto sulla certificazione energetica, nella copertina c'era scritto che noi non abbiamo preso la terra in eredità dei nostri padri, ma solo un prestito dei nostri figli, che è una citazione della Fama Santo Spirito, cioè ritengo che non inquinare e quindi adoperarsi nella riqualificazione energetica ogni qualcosa, uno mette mano a calcinarci rigorosamente con la R, perché così si fa, sia veramente un dovere. Cioè, e questo dovere purtroppo, da quello che si sente dire, da indagini che hanno fatto, ma anche da confronto con i colleghi, cioè negli interventi volontari, che poi sono quelli soggetti a detrazione fiscale, viene attuato a livello nazionale è intorno al 10%. Qui parlando con colleghi mi sembra che si vada anche verso il 15-20%. Quindi è un problema purtroppo
sentito da tutti, perché i famosi calcinacci riguardano tutti. In primis riguardano il livello di sfruttare Aspi, egli è committente, no. Egli dispone e gli incarica. Quindi anche per casi personali toccati a mano, cioè spesso non si va nella direzione di riqualificare energeticamente il mondo, non si va nella direzione di voler capire che questo, oltre a un risparmio veramente finanziario, perché cioè, si tratta di fare un cappotto nella maggior parte delle case c'è un cappotto, so, che vuol dire un cappotto? Cioè un rivestimento a cappotto di modere il fabbricato, cioè che cosa significa un rivestimento a cappotto? Possibilmente sull'esterno del fabbricato, quindi nelle pareti, nella copertura, nella copertura del materiale isolante, che può essere sintetico, meglio ancora naturale, visto che prima si parlava di noi. Cioè diciamo che tra la parete e la nuova, la parete esistente e una nuova ci inserisco il polistirolo. Per arrivare all'atto pratico, ora andiamo un po', per non andare sul tecnico, e poi magari sono argomenti che sarebbe meglio scoprire la tecnica e non di comprensione, faccio tutto. Però l'intervento di riqualificazione energetica è globale, cioè io quando vado a ristrutturare di nuovo, ma anche a fare un semplice intervento, una pensione ordinaria, rifaccio la facciata, cioè io se rifaccio la facciata, ebbene, prendo in considerazione questo aspetto, perché tra rifare l'intonaco sopra e l'imbiancare e fare un rivestimento a cappotto, spendo meno perché prima di tutto c'è una maggior detrazione e poi c'è un risparmio effettivo dei consumi per il riscaldamento e soprattutto per il raffrescamento. Tutto questo viene fuori dal calcolo, non è cosa empirica, perché viene fuori dal calcolo che poi dopo l'anno la certificazione energetica e danno altri lavorati. Però questo intervento, che della durata media o minima di 20-30 anni, tocca tutti i fabbricati, quindi tutti gli immobili avranno bisogno di questi interventi, è un qualcosa che mediamente dalla popolazione viene sentito intorno a 10-15%. Senti il perito Simone Gonnelli, per ristrutturare un'abitazione singola, diciamo, è difficile fare un condominio, insomma, diciamo un terratetto normale, insomma, quindi quante sono un terratetto normale? 4 stanze più doppi servizi, insomma, su 2 piani. Ecco, ad esempio, mi converrebbe mettere sul tetto 1, 2 o 3 pannelli solari? Però mi tocca tirare fuori un sacco di soldi. Però io tiro fuori, posso mettere i pannelli solari per il solare termico, quindi produzione a calda sanitaria, e o per la produzione di energia elettrica, qui entra il conto termico, entra il conto energia, quindi il conto energia è facilmente anche capibile, attuabile, cioè io vendo energia all'ENE e con quello praticamente io ho un guadagno, quando la consumo la pago anche una cifra inferiore, quindi per quanto riguarda il riscaldamento, cioè questo è un pannello che anche se gli obblighi prevedano che in caso di sostituzione impianto debba fare per sopperire il 40% di produzione acqua sanitaria, la calda sanitaria spesso e volentieri riesco a farlo totalmente, perché l'accumulo mi è sufficiente con una famiglia media 3 o 4 persone. Quindi ecco, voglio dire, il costo di questo, diciamo, investimento viene ripagato tra l'incentivo, tra la detrazione del 55 ora portata al 65% e i minori consumi praticamente in 5 anni. Quindi io dopo 5 anni vado a guadagnare quello che ho speso prima, poi ci sono anche prestiti a tassi bassissimi. Quindi conviene sempre, oltre al dovere verso nuove generazioni, conviene sempre fare la riqualificazione energetica. E come avevo detto prima, cioè il problema purtroppo sono i condomini, perché ahimè, spesso uno va a guardare la propria unità immobiliare e basta, non il problema in un modo globale. E quindi questi i fabbricati, che la maggior parte sono in condominio, ebbene che i condomini, quindi la maggior parte della popolazione, senta questo problema e si attivi in meta e quindi decida di fare la riqualificazione energetica, sia per un dovere verso nuove generazioni, sia anche per un risparmio. Ecco, ma per fare. E basta, e come attaccare i soldi al muro e vengono a portare via da me. Wow. No, no, scusate, io sono voluta entrare in questo momento perché il tè, se non lo prendete, sono qui, lasciate il tè dentro la teiera, invece no, insomma, il tè va consumato. Vi lascio parlare di cose serie. Sì, poi dopo
ho visto anche è arrivato il candidato, se Porcellotti vuole accomodarsi, però prima di parlare di politica con Porcellotti lo utilizziamo per questo argomento, perché nella realtà lui conosce molto questo argomento. Però ecco, voglio fare una domanda, salve, però ne parliamo un attimo prima come Sergio Martelli e poi dopo ne parliamo come Azzugale Porcellotti. Anche questa parte è il tuo lavoro vero, insomma, per intendersi, in parte da un punto di vista. Per cui Salvatore, progettista, è bene o male, è una realtà che ci tocca. Ed è quello, è vero quello che ci ha detto il perito Simone Gonnelli. Il problema grosso, secondo me, oltre al fatto tecnico, è che è stato impostato molto male gli incentivi statali che praticamente sono stati dati tutti insieme. E ora praticamente non c'è più soldi per continuare, e allora praticamente che si è lavorato come matti per 3 anni e ora praticamente siamo alla finestra. Poi questi soldi sono stati caricati sulla bolletta, diciamo, dell'utente, che praticamente chi ha investito si trova pannelli, si trova l'incentivo e paga la corrente, ti pagano un sacco di soldi la corrente. Chi praticamente non ha tutto questo paga e basta, cioè, insomma, mi corregga se il succo, diciamo. Sì, questo relativamente a quanto riguarda il fotovoltaico. Esatto, però, io parlo per questo. Certo, poi, questa è una parte della riqualificazione energetica, che non sempre attuabile e non magari sempre può essere conveniente, però quello che riguarda la riqualificazione delle strutture murarie dell'immobile, sia delle strutture opache, quindi i muri, che sia delle strutture luci, quindi i vetri, questo è una parte, diciamo, sostanziale della riqualificazione, perché comunque nel caso di ristrutturazione di una pensione secondo me deve essere fatta. Poi su quello il fotovoltaico non qualcosa in più, che si va su quello che è l'investimento, mentre l'altro si va su quello che è il risparmio. Dovrebbe essere obbligatorio fare una cosa, una politica del genere, così dovrebbe essere certamente competente di me, ma che per dire il discorso del il freddo e il caldo, che è sempre costante nel sottosuolo, e usarlo per riscaldare. Sì, ora però non andiamo troppo nel serio, però poi riprendiamo il discorso, però va preso anche il tè, davvero, questo anche per dare una soddisfazione a Beatrice che ci ospita. Però ora lo meleggio per l'ultima volta e poi parliamo di cose serie anche con Mengozzi. Il pensionato so che recentemente ha ristrutturato casa, ma l'ha ristrutturata con il cappotto e il pannello solare oppure no? Di più. Nel senso, credo di essere nella mia città, siamo in due, che abbiamo adottato il piano casa della Regione Toscana completamente. Quindi no pannelli solari, ma pompa di calore per il 30%, per il 40% per l'acqua, cappotto dentro e fuori, e blocchi di monocellulari per quanto riguarda, è una sopraelevazione, insomma, per capirci, tutto in legno il tetto, 4 strati, rete traspirante, non ventilato perché ventilato non mi piaceva, e poi il fotovoltaico. E quindi ha ragione lui, io sono arrivato proprio in fondo al 2012, quindi col quinto provvedimento, le briciole però buone, perché ho fatto un conto, così almeno lo diciamo anche alle persone che ci ascoltano, basta fare un conto della serva, perché se uno ragiona rispetto al guadagno che può fare a quanto gli viene pagato il kilowattore, l'investimento non varrebbe, ma deve calcolare quanto vale un investimento rispetto magari ad averlo a risparmio in una banca o averlo invece in produzione sul tetto, che guadagno molto molto di più. Non importa, soltanto poi c'è l'autoconsumo, che ora quest'anno per ora con l'acqua che c'è è un po' un problema, però io ho avuto la soddisfazione di avere il mio primo risultato sull'IBAN del conto corrente. Il primo è 63 euro, il secondo 122, quando arrivo in fondo all'anno probabilmente ho dato anche con questo un colpo a ciò che pagavo prima con la bolletta, quindi dal punto di vista dell'intervento. Devo dire però, e lo dico ai tecnici, è un pochino più oneroso, perché fare queste cose costa mediamente sul piano edificatorio una percentuale rilevante in più dell'ordinario intorno al 20% in più complessivamente questa operazione. Però tutti i risparmi, non c'è dubbio, sono
ragazzi, altrimenti non l'avrei, non l'avrei fatto, non l'avrei fatto altrimenti. No, allora un discorso serio, cioè, infatti no, aspetta, prendete il tè. Io lo prendo un sorso. Ecco, no, infatti, mi sembra, perché qui si sta andando sullo specifico, insomma, va bene, l'edilizia verde si può dire? Certo, l'edilizia verde si può dire. Il famoso carcinaccio verde. Carcinaccio. Sarebbe bene abolire il carcinaccio il più possibile e costruire il legno, visto che si può costruire il legno antisismico, sembra addirittura fino a 5-6 cani, si vede le modellazioni fatte in Giappone, quindi con il legno è un materiale naturale, è un materiale vivo, non ci sono problemi di muffe e di condense, si vuole fare edifici a basso.